un piacere dopo tanti anni che non realizzavo un presepe e ho voluto proprio e lo voglio condividere con tutti voi, chi mi conosce ma anche chi è che non mi conosce. Fin da piccolo ho sempre avuto la passione del presepe, cimentandomi in grandi presepi, ma comunque presepi a livello casalingo. Quest'anno invece ho voluto proprio proporre un presepe meccanico, dove quindi ho visto il presepe più con un'ottica da grande, da una persona adulta, quindi cimentandomi un pochettino in quelli che sono i movimenti, in quelli che sono proprio gli effetti che caratterizzano il presepe, quindi dal giorno alla notte, alle stelle che compaiono e poi scompaiono perché inizia l'alba e quindi un nuovo giorno. Il messaggio che io voglio dare proprio a chi è che ama il presepe è di farlo nelle case, di farlo per farlo vedere, perché il presepe deve essere un messaggio, ma anche un messaggio soprattutto di evangelizzazione, dove vogliamo cogliere veramente lo spirito del Natale, un poco come io lo faccio con il canto popolare, quindi ricordandosi dei ricordi dell'infanzia, quei ricordi che mi legano ai miei nonni, a mio padre, alla mia famiglia. Io mi ricordo che anticamente quando ero piccolo facevo il presepe con mio padre che mi diceva no, lo devi fare così, e quindi quest'anno nel riproporre il presepe a distanza di tanti anni, non avendo più a mio padre accanto, proprio ho ripercorso di nuovo quei momenti che mi portavano alla mia infanzia, al Natale che della nostra infanzia, forse un Natale che ai giorni d'oggi non viviamo più, perché si è perso, secondo me, un attimino il senso del Natale. Tutto ormai ci riporta al cibo, alla festa, ma dimentichiamo il vero messaggio di Natale, che è quello che Gesù è venuto a nascere in questa terra e ancora oggi nasce e vuole nascere soprattutto nei nostri cuori. Questo è il messaggio che dobbiamo cogliere del Natale di oggi. Gesù si fa di nuovo bambino in mezzo a noi per poter entrare nella nostra vita e poter dare a noi un input migliore, quindi per migliorarci noi e per migliorare questa società che, ahimè, va un pochettino allo sfracello. Però quindi il mio augurio per questo Natale è quello proprio di vivere con serenità, con pace, e di portare appunto di nuovo quei valori che si sono persi nel tempo.